Grazie Presidente. Noi gli aiuti li accettiamo volentieri, però c'è da sottolineare che il decreto che è stato varato appunto nasce da un disegno di legge presentato dal Movimento 5 Stelle. Perciò ecco, è chiaro che noi come forza politica, lo diciamo con tutta franchezza, siamo quelli che fino ad oggi hanno dato una linea di sostenibilità vera e reale, non quella chiaramente di profitto appunto ad un unico monopolista o comunque di un conferimento all'interno di una discarica. Perciò diciamo siamo gli unici che hanno improntato una politica seria, concreta e sostenibile per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti. Siamo gli unici che ad oggi hanno presentato un piano industriale molto complesso che prevede tre impianti costruiti direttamente da Dama, perciò insomma anche facendo riferimento a quello che è stato appunto detto dal consigliere di Fratelli d'Italia, AMA vuole creare un'impiantistica in-house, perciò non più portare i rifiuti all'estero, ma diciamo trattare i rifiuti direttamente appunto nella capitale, perciò chiudere finalmente il ciclo dei rifiuti. Perciò ecco, quello che abbiamo visto nel passato non si vedrà più finalmente con la politica del Movimento 5 Stelle. Grazie. A lei consiglio.